La giornata. Cosa c'è da sapere? Crisi Lega, Meloni stacca Salvini e parte alla conquista del centrodestra. I 5 Stelle scompaiono, il PD di Letta ragiona da primo partito, ma punta al centro di Calenda, una conferma che non si può ignorare. È martedì 14 giugno, io sono Laura Pertici, questa è la giornata di Repubblica. Leader. Ma questa è la vostra ansia. Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime elezioni politiche. Io lavoro perché sia un centrodestra unito. Però per la Lega e per Matteo Salvini, nello specifico, è stato un disastro. I suoi 5 referendum sulla giustizia, abbracciati l'anno scorso un po' così, con slancio anti-magistratura, facendo propria una causa radicale, sono stati i peggiori di sempre. L'affluenza si è fermata al 29%, ha votato un avente diritto su 5, mai nella storia della Repubblica era andata peggio. Nelle amministrative il carroccio è stato facilmente superato da Fratelli d'Italia, che non sfonda ovunque, ma si afferma nettamente come primo partito della coalizione davanti a lui. Anche ad Alessandria, città di Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera per Via Bellerio, che arriva terza, segue pure il PD. Al centrodestra vanno sì al primo turno 3 capoluoghi di regione su 4, Palermo, Genova e L'Aquila, ballottaggio a Verona e Parma con centro-sinistra avanti e a Catanzaro, dove primo è ora il centrodestra. Ma in Sicilia, dove Roberto La Galla, in lista 2 candidati comunali arrestati la scorsa settimana in contiguità con boss di Cosa Nostra, vince con i voti portati dai Dell'Utri e dai Cuffaro, condannati in via definitiva per mafia. Bisognerà, prima delle politiche del prossimo anno, affrontare le regionali d'autunno e sarà più dura ora per Salvini e Berlusconi osteggiare la proposta di Meloni, ovvero la ricandidatura di Nello Musumeci, anche perché la leader è a dir poco galvanizzata in queste ore, come dimostra anche il suo comizio in favore di Macarena Olona, destra destrissima di Vox, che si candida in Andalusia. Siamo a Marbella, Spagna. Sì alla famiglia natural. No a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sì alla cultura e alla vita. Non è la prima volta che la presidente di Fratelli d'Italia si spende con tale entusiasmo xenofobo iberico in favore del suo amico Santiago Abascal, ex popolare, presidente di Vox. In Italia i toni sono appena meno minacciosi, sarà forse per la lingua. Certo, adesso all'incasso però Meloni vuole passare. Oltre il fatto che il governo non sta dando le risposte necessarie, mi pare che anche questa autorevolezza di Mario Draghi, tanto sbandierata perché ci avrebbe aiutato sulle dinamiche internazionali, ci avrebbe aiutato con la sua credibilità a tenere a bada i mercati, con lo spread di queste ore, non mi pare che anche questo dato sia più sostenibile, e quindi io credo che a maggior ragione, mi avete chiesto tante volte durante la campagna elettorale, queste elezioni amministrative avranno un riflesso sulla politica nazionale. Io credo che il riflesso che queste elezioni amministrative hanno sulla politica nazionale è che ci si deve interrogare se sia davvero il caso di continuare a tenere in piedi il governo Draghi e questo Parlamento. Ma Meloni non ha vinto ovunque e comunque Salvini su Draghi per ora risponde picche. A Verona il candidato di Fratelli d'Italia, il sindaco uscente Federico Sboarina, spinto anche dalla Lega ma non da Forza Italia, che puntava, sbagliando, sull'ex carroccio Flavio Tosi. Dovrà andare al ballottaggio contro Damiano Tommasi, l'ex calciatore particolare, centrocampista della Roma e della Nazionale, civismo cattolico, molta testa sopra le gambe. Arrivato primo con oltre il 40% dei consensi, che non si è fatto vedere in giro con i leader del centro-sinistra, nonostante fosse il loro prescelto, e che forse anche per questo si è affermato con la sua lista, la prima in classifica, seguita dal PD. A svantaggio di un centrodestra che però avrebbe vinto se fosse andato alle urne unite, anche perché le fondamenta della città sono di C più che nere, e quindi ora che i tre si ricompattano la sfida è davvero tutta da giocare. Ci sono poi 2 macrofatti su cui sarà necessario ragionare.
Cosa ne sarà dell'alleanza PD 5 Stelle che, per dire, per arrivare pronti al voto in Sicilia, pensano addirittura alle primarie in luglio? Il movimento nell'isola e nel paese è praticamente scomparso, come neanche nelle altre amministrative. Le percentuali oscillano tra il 2 e il 4. Non è servito nemmeno il tour acclamatissimo di Giuseppe Conte in persona, fornito di argomenti interessanti proprio nei giorni migliori. Reddito di cittadinanza e salario minimo, appoggiati pure dall'Europa in prossimità della tornata palermitana. I Dem, che tengono e ragionano da primo partito, adesso parlano di campo largo a più non posso e insistono perché Carlo Calenda, con Azione e con più Europa, e Italia Viva, sì, in effetti è Matteo Renzi, scelgano da che parte stare, visto che in queste amministrative hanno sperimentato abbinamenti liberi, un po' di qua e un po' di là. Calenda è la sorprendente conferma delle urne di domenica. Il risultato romano dello scorso autunno, dunque, prima lista nella capitale, 20% di voti, non era stato un caso. La sua politica attira, il centro-sinistra non ne potrà facilmente fare a meno, anche perché all'ex ministro arrivano molte lusinghe, anche da parte azzurra. La giornata è una produzione Jedi Visual per Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.